guardalo. Ottimo, anche il sostegno gli è arrivato, gli è arrivato addosso mezzo quintale di trifogli, cioè, perché prima è Islip, ma poi gli è arrivato giù tutto il fienile. Che sempre mezzo quintale, eh? Sì, che sia trifoglio o piombo, te l'ha mai fatto all'elementare questa domanda? Sempre. E all'inizio ci cascavo. Siamo cascati tutti, all'inizio. Sì, all'inizio. Poi c'è gente che ci continua a cascare. Fate errare un manumestre, perseverare è diabolico. Tuoi. Gran placcaggio portato da Duncan Taylor su Tuoi. Ma non è finito ancora, eccola. Non è finito ancora. Le splendide mani. Trimble! E anche alla fine del primo tempo ci siamo accorti che c'era Trimble in campo. E primo allora, pallone toccato, credo, nell'intera partita. Praticamente. Guarda, ci vorrei giurare. È difficile da dire così in diretta, ma basta. Splendido Sexton, splendido Curry, splendido Trimble, splendido. Ma sospetto sia il primo pallone toccato. Guarda che toccare il primo pallone. Io non lo so, ma vorrei proprio vedere se il primo pallone toccato è al 40esimo. Guarda che è quello che si chiama una partita perfetta, eh. 11-3 il vantaggio dunque dell'Irlanda sulla Scozia, molti un po' delusi per il guarda momento. Lì abbiamo visto tutto il passaggio della tecnologia, dalla cornamusa al telefonino, c'era tutto, passando per le parole crociate, fantastico. Era quello in mezzo che, se l'hai visto, era quello che aveva lo sguardo più brillante. Sì, quello più. No, quando vanno via così i tre sono una roba splendidi, molto belli. Vedremo se sapranno sfruttarlo in questo secondo tempo e se poi è la realtà del campo. Sai, anche gli scozzesi non sono brillantissimi nel piano B. No, hanno il piano A. Hanno il piano A, poi hanno il piano B che è il piano A, il piano C che è il piano A. Che è sempre il piano A. Ecco, se tu pensi che quando attaccavano, cioè diciamo che la loro lungimiranza e la loro capacità di cambiare piano d'attacco e mettersi con il kilt e con le cornemusa davanti alle truppe inglesi che andavano all'assalto in India, cioè è suonare, vabbè che aiuta a far passare un po' la paura, ma se c'è cioè, un piano B uno potrebbe averlo, nel loro senso di dire suona pure cornavisa, sta davanti ma almeno mettiti i pantaloni. Vabbè, il calcio altissimo, si è alza lungo. La mon no è lungo, a fare. Lungo. Se ne va via col pallone e lo fermano giù alla ferrovia. Per fortuna che ha trovato la ha trovato il varco. Ha trovato il varco, eccolo, perché eccolo. Se c'è il muretto si trova sulla terza fila seduto di fianco alla Maria. Una stanza di bottoni. Oh, Driscoll cosa ha fatto? Poi Curry ancora. Runaway blue 13. E il loop intorno di Sexton è un'arma micidiale. Questo se gli chiade dal davanzale del terzo piano la pianta di Gerani, va giù a prenderla, la riceve, va giù, ha una velocità, una reattività a 35 anni incredibile.